Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941. Ci siamo lasciati precisi, ci si ritroviamo precisi nel punto dove siamo lasciati ieri, signori, precisi, identico, stessa ora, stesso giorno, stessa notte. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Anche il pappagallino qui nella sua bella gabbia vi ringrazia e vi saluta. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e senza il vostro aiuto non ci possiamo riuscire. Io, signori, ci sto provando, mi raccomando, ma senza il vostro supporto non riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Allora, cosa facciamo nel video di oggi, signori? Io sto registrando di seguito al video di ieri, quindi di conseguenza qui la sabbia ha iniziato adesso a cuocere e quindi non abbiamo minimamente la possibilità di poter portare a casa la cupola di vetro. La nostra bellissima cupola di vetro che dovrà andare ad ampliare la casa delle nostre rane, che le ricordiamo abbiamo fatto riprodurre l'altra volta, e quindi ci saranno altri nuovi girini in arrivo. Sono già nati? Scusatemi, non ci sono più i girini. Sono già nati, non può essere. Non vedo rane piccole. A meno che non li abbiano. No, no, guardate, guardate. Sì, ci sono, ci sono. Aspettate, no, è bellissima questa cosa. Non li avevo mai visti quelli piccolini. Aspettate, aspettate. Ne ho visto passare. Mi sento un deficiente a fare questa cosa. Ma ne ho visto passare uno piccolino. Dove cazzarola sono? Guarda, guarda, guarda. Guarda i gerini piccolini. Che cosa bellissima. Queste saranno delle future rane. Bellissimo. Ma che carino. Ma sei carinissimo, ma che bellino. Riesco a fare una cosa brutta, brutta, brutta. Io sott'acqua col girino? No, perché mo se n'è già andato. È timido, no, è là dietro, è là dietro. Eccolo, eccolo che ci guarda, eccolo che ci guarda. Che cosa carina. Che cosa carina e che cosa ridicola. Va bene, ok, signori. Abbiamo le rane, hanno già. I girini già sono nati. Guarda qua quanti ce n'è, porca miseria, ce n'è tre. Questa cosa diventerà una cosa enorme. Ingestibile, ma a noi non interessa. Voglio ancora più rane. Il problema è che ci stanno finendo le slime ball. Ne abbiamo solamente 8, quindi dovremmo anche andare a cercare quelle. Invece le tartarughe, signori, lì sono e lì rimangono. Non gli interessa, non vogliono partecipare a questa serie. Antipatiche che non sono altro. Allora, signori, cosa facciamo oggi? Oggi andremo a creare le due pecorelle nere che ci mancano a noi nel colorificio, è bello che abbiamo tutte le pecore colorate, ma non ci facciamo assolutamente niente. Allora, diciamo che effettivamente cosa ci fa quella mucca lì dentro? Ma perché c'è una mucca nelle pecore rosa? Come ci è arrivata, voglio sapere io, come ci sei arrivata? Va bene, diciamo che noi possiamo creare anche tanti altri colori effettivamente. Se noi basta che spostiamo le bianche più in là e qui queste le facciamo diventare nere, possiamo anche andarci a creare tutti gli altri colori, tipo il viola. Tipo il celeste. Sì, volendo potremmo. Volendo potremmo. Volere e potere, signori. Ma intanto concentriamoci sul far riprodurre due pecorelle. Le due pecorelle bianche. Perché non ci servono quattro pecore da poter spostare. Allora, pecorelle, riproducetevi una e due. Perfetto. Mentre loro capiscono come riprodursi, noi dobbiamo recuperare della terra che abbiamo qui nel nostro bellissimo inventario. Questi semini di qua non ci servono assolutamente a una cippa di nulla, quindi li andiamo ad eliminare così. Perfetto. I polli, poverini, hanno guardato quei semini volare e sono rimasti tristi. Infatti vedete che sono tristi. Ma qui sta diventando uno zoo troppo grosso da gestire, e però va bene. Allora, abbiamo la terra. Ci servono delle staccionate che dovremmo avere di vario colore, se non ricordo male. Le ho buttate qui l'altra volta. Allora, ne abbiamo queste di qua. Abbiamo 14 nere, signori. Ci faremo bastare queste 14 nere. Abbiamo il tappetino bianco di lana, quindi siamo a cavallo, completamente a cavallo. Vediamo se ho già altri due pezzi di grano. Perfetto, così facciamo riprodurre di nuovo le nostre pecorelle appena potranno. Mettiamo la terra qui e allarghiamo la zona delle pecore. Così abbiamo anche le pecorelle nere. Mucca, e tu sarai lì, mi dispiace. Non so che cazzola di problemi hai, però rimarrai lì bloccata. Allora, dobbiamo fare uno spazio di due a fianco a questo di qua, quindi uno
E però abbiamo fatto una gran cretinata, perché dobbiamo prendere anche un blocco di erba verde, signori, perché sennò ci serve un blocco di erba verde. E giustamente ci serve anche la legna nera, sennò non facciamo assolutamente nulla. Comunque questa base sta diventando troppo grossa, cioè per arrivare da un punto all'altro uno fa i chilometri, è impressionante. Allora, abbiamo legna nera, dimmi di sì, perfetto. Il tappetino lo possiamo però anche spostare, perché tanto ci serve dopo. Cosa dobbiamo prendere? Ah, il blocco di erba. Ce l'abbiamo un blocco di erba qui così perso nel nulla? Qui no, ok. E qui un blocco di erba nemmeno. Quindi dammi il piccone con Silk Touch, che è questo. Ok, mettiamolo qua. Andiamo a recuperare qualche blocco di erba che ci serve. Giusto, giusto. Guarda, prendo questo che mi è sempre stato antipatico. Perfetto, mi ha sempre avuto, mi ha dato l'impressione di poter morire praticamente se cadevo lì, soprattutto all'inizio. Ora, con tutte le protezioni che ho nell'armatura, non cambia nulla, però all'inizio, sai, uno il pensiero ce l'ha sempre di poter sbagliare il blocco di discesa e rimanerci male. Allora, recuperiamo un poco di questo e mettiamo un altro poco di vetro. Ok, uno e ok, due, perfetto. Diciamo che già secondo me siamo a buon punto con il vetro, che ci teniamo nell'inventario, signori, se no si fa troppo casino. È vero, abbiamo lo shulker, è vero, abbiamo lo shulker box che potremmo utilizzare, ma è troppo facile e non lo utilizziamo, signori. È troppo, troppo facile, è troppo semplice, è troppo non mi ricordo mai l'ultima battuta di questa dicitura. Ogni volta non me la ricordo. Allora, questa la rimettiamo qui, perfetto. Continuiamo a fare 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Poi con il legno marrone andiamo a chiudere questa zona di qua. Ok. Le staccionate hanno tutti i colori diversi, però noi non ce ne frega nulla, signori. È bella la vita perché varia. Fare le cose troppo precise non ha senso. Dove porterà questa strada? Da nessuna parte. Non so quando si finirà. Vedremo quante pecore riusciremo a mettere praticamente in questa zona. È vero che la staccionata nera sul legno nero fa un po' cacare, ma signori, non abbiamo altro che fare. Ce la fai a mettere il tappetino lì? Ok, ce l'ha fatta. Allora, andiamo a mettere la chiusura da questa parte così. Perfetto. Ok, abbiamo il grano, sì, vediamo se riesco a farle riprodurre di nuovo, che sarebbe cosa buona e giusta. No, no, ancora non hanno fame da riprodursi, ma neanche posso. Oddio, potrei anche liberarle volendo. Volendo potrei anche liberarle. Volendo potrei anche fare del legno di altro colore, che questo fa veramente cacare, signori. Dico, marrone su marrone effettivamente è proprio brutto. Quindi vediamo se facciamo le staccionate di un altro colore. Vediamo se c'ho la betulla e continuiamo il disegno di betulla. Ne ho 64 di betulla. Porca miseria, se le posso fare le staccionate di betulla. Almeno continuiamo lo stesso disegno. Apriti questo, ok. Quante? Ne avevo 14, me ne sono rimaste 3, quindi me ne servono, non lo so. Fammene 5 e 5. Ok, vai di bastoncini che non mi basteranno mai nella vita. Perfetto. Ok, 12. Manca un bastoncino, porca miseria. Che però non mi faccio così, forse 12 mi bastano già. 12 forse già mi bastano, ma non abbiamo più bastoncini a prescindere, quindi facciamo una caterva di bastoncini, ok. Facciamo così, questo di qua, 1, 1, 1, 1, ok. Sto anche prendendo tempo, signori, per dare il tempo alle pecorelle di avere voglia di riprodursi. Per quello, diciamo che il fatto della staccionata poteva anche passare in secondo piano, però effettivamente se... Deve passare il tempo perché essi si abbiano voglia nuovamente di riprodursi. Quindi dobbiamo dare al Cesare quel che è di Cesare. Ok, perfetto. Vai con le staccionate di betulla. Dai, è così. Nel frattempo è anche importante che qui l'erba cresca. Sono andato un poco troppo oltre. Sì, sono andato un pochino troppo oltre. Recuperiamo. Ok. Questa lo chiudiamo così loro non scappano già a prescindere. Il tappetino di lana lo possiamo rimettere qui, va bene. Voi ora vi volete riprodurre? Porca di una miseria. Sì, perfetto. Queste si stanno a riprodurre. Facciamo un passaggio così.
Signore, due dovrebbero passare da questo lato. In maniera molto gentile e spontanea. In maniera molto gentile e spontanea dovreste passare due da questo lato. Allora, dovete passare. Non sono pecore italiane, mi sa. Dovete passare da quel lato. Ok, dai, 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 dai. Ok, una, cioè, forse ce l'abbiamo fatta. Ok. No, non voglio saltare lì sopra. Dobbiamo spostare anche l'altra. Tu, piccolina, dai, dai. Una e una, dai. Forza, 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 forza. Volete passare da quel... Non è difficile, porca di una miseria. Dovete semplicemente passare da quel lato. Dai, e cammina. Dove stai andando? Dove stai andando? Non posso usare il grano, perché se utilizzo il grano si spostano tutte e quattro. E no, a me non mi interessa che si spostino tutte e quattro. Mi interessa che se ne spostino... Dai, dai, pecorella, piano piano, brava, brava, ti do un altro calcio volante, brava così, brava, un altro pezzettino, a posto, ce l'abbiamo fatta, ok, mamma mia che sudata, ora queste ce ne sono due, giusto? Sì, perfetto, queste diventeranno le pecore nere, ok, andiamo velocemente a recuperare il colorante nero che io già ho qua, sono scemo, con uno ne facciamo uno, quindi me ne servono due, perfetto, signori. Ricordiamo che in bianco e nero possiamo fare anche le pecore grigie, che non è proprio brutto, brutto, brutto. Tu diventerai una pecora nera e tu diventerai anche una pecora nera. Perfetto, signori, abbiamo anche le pecorelle nere. Mamma mia, una sudata, un'avventura è stata fare queste pecorelle nere, però ce l'abbiamo fatta. Effettivamente possiamo avere anche le pecore grigie, le pecore viola, le pecore celestine. Dai, qualche altro colore lo potremmo anche sfruttare. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!